Ciao a tutti ragazzi e ben ritrovati qui su Spazio Verticale. La scorsa settimana, come avete visto, siamo stati con Stefano a Seus dal suo ritorno dopo le tappe di Coppa del Mondo. Come avete visto, l'ultima è riuscito a vincerla. Spero che l'intervista vi sia piaciuta, magari avremo modo di girare altre puntate di questo tipo. Stiamo cercando di trovare una soluzione per il prossimo anno, per i prossimi video, di creare una sorta di podcast. Se avete magari dei consigli o magari delle idee, scrivetele qui sotto o magari mandatele a enrico@epictv.com. Bene, detto questo, Stefano, vi aggiorno un attimo su come si è mosso lungo la via. Allora, i primi giorni c'era veramente molto caldo, veramente difficili le condizioni per scalare su quella difficoltà. Anch'io nel mio piccolo, quando scalavo, sentivo molta differenza da quando siamo andati a fine maggio. Il periodo migliore per scalare era veramente una finestra di un'ora, un'ora e mezza, e in quel periodo Stefano però è riuscito a fare dei buoni tentativi. Gli ultimi due giorni io non c'ero, mi ha contattato telefonicamente e mi ha detto che è andato molto bene. Infatti è riuscito a fare una sezione ben più lunga, ma non vi voglio svelare troppo perché la prossima settimana uscirà il filmato del Climbing Diaries, quindi non spoilerò troppo. Vi faccio vedere qui qualche immagine che abbiamo girato assieme. Detto questo, altra cosa importantissima che accadrà nella prossima settimana, in questa settimana che arriverà, finalmente inizieranno le Olimpiadi per la disciplina dell'arrampicata. Come sapete, per la prima volta nella storia l'arrampicata farà parte delle Olimpiadi, quindi è la prima volta che vedremo finalmente i nostri beniamini scalare durante questa competizione. Sappiamo tutti, anzi moltissime sono, diciamo, state le polemiche da parte del mondo dell'arrampicata riguardo, diciamo, la modalità in cui si è presentata alle Olimpiadi. Non so se sapete come sarà la formula. In pratica ci saranno prima le qualifiche sia per le femmine che per i maschi, e poi la classifica sarà stilata in base alla combinata delle tre discipline. Quindi non ci sarà un campione per disciplina come siamo abituati a vedere nella Coppa del Mondo, ma il campione sarà uno per categoria maschile e femminile, e sarà il più forte tra le tre discipline. Quindi sicuramente è un modo nuovo. Anch'io da parte mia l'ho trovato, diciamo, un po' riduttivo, diciamo, assegnare una sola medaglia a una persona, diciamo, per combinata. Quindi sicuramente chi arrampica sa come la differenza tra la speed e il boulder e la lead sia abissale. Insomma, c'è un abisso tra un atleta di speed e un atleta di lead, ma anche tra un atleta di lead e un atleta di boulder. Poi ovvio che ci sono i più forti che riescono a combattere su tutte e tre le discipline. Quindi in questa Olimpiade secondo me vedremo veramente chi è l'arrampicatore più completo. Io non faccio pronostici, sono molto curioso di vedere come andrà a finire, come sarà anche gestita la gara. I nostri tre atleti azzurri in gara sono Laura Rogora, Lodovico Fossali e Michelle Piccol-Ruaz. Questa è una valutazione personale da quello che più o meno ho visto durante le gare. Forse Laura è l'atleta un po' più completa, si riesce a difendere su tutte e tre le discipline, quindi speriamo che riesca a dare il meglio. Lodovico invece è molto forte sulla speed, lo sappiamo tutti. Speriamo che riesca a dare il meglio di sé su questa disciplina e a difendersi sulle altre due, mentre Misha, diciamo, si riesce più o meno a difendere su tutte e tre le discipline. Quindi sicuramente poi in una gara così importante entreranno in gioco anche tutti gli aspetti mentali oltre che a quelli fisici, quindi tutto è da scrivere.
Io faccio un grosso in bocca al lupo a questi tre nostri atleti, ma anche a tutti gli atleti in gara, e non vedo l'ora di seguire le gare delle Olimpiadi. Noi ci vediamo alla prossima puntata di Spazio Verticale, che sarà la settimana prossima. Vi auguro un buon weekend. Ciao a tutti!